Ok. Boker Tov, Boker Or, Shavua Tov Mevorach a tutte noi. Domenica, Yom Rishon, 19 Cheshvan, 13 novembre. E bellissimo a Yom Yom di oggi, che tratta sullo Shema Israel, a proposito, appena parlato prima della registrazione. Allora, lo Shema che tutte sappiamo a memoria, che diciamo più volte al giorno, soprattutto minimo una volta al giorno, ma se no la mattina e prima di coricarsi, diciamo minimo due, al giorno lo Shema Israel, che è, racchiude tutta la fede, no? Ascolta Israele, Hashem è uno, Hashem è nostro Dio, che intanto è solo nostro, ma sarà molto presto di tutto il mondo, Hashem è uno, cioè è tutto dire in queste sei parole praticamente. Adesso vediamo come lo interpreta l'Alter Rebbe in una Yechidut e dice che la Chassidut è lo Shema Yisrael. Vediamo perché. L'acronimo della parola Shema è Sin, Sin, Shin, Mem, Ain, S'u, Mem, Marom, Ain e Inechem. Innalzate gli occhi verso il Marom. Marom è verso l'alto, attenzione, non è verso il cielo, ma è verso l'alto. In che senso verso l'alto? Questo salire, continuare ad andare sempre più in alto, aspirare a livelli spirituali sempre più alti, fino ad arrivare al livello che va oltre l'intelletto, e questo è lo scopo ultimo, per afferrare con questo stesso intelletto, ma oltre, perché per poter afferrare questo concetto devi andare oltre. E qual è il concetto? Di vedere chi ha creato tutto questo. Infatti, Umarom Enechem, questo preso dal Passuk, che continua, dice, Ur'u Miasasot, e vedrete, dovete vedere, cioè vedere, perché vedere anche? Perché si dice che l'ascoltare, il sentire non è mai come vedere. Infatti, per una testimonianza che sia valida, i testimoni devono essere testimoni oculari, non che hanno sentito da, ma che hanno visto con i propri occhi. Dunque, arrivate, andate oltre l'intelletto fino ad arrivare a vedere chi ha creato ciò, a Kadosh Baruch. Bellissimo la Yom Yom di oggi, e passiamo al Humash, Parashah, ragazze. E allora, questa Parashah Hayesara, sempre ecco, la vita di Sarah, Baruch Hashem, che come poi spiegano anche tutti i nostri Mefarshim, la vita inizia la parasha con, sembra il contrario della vita. E invece sappiamo che la vita di un tzaddik non è la vita del comune mortale, diciamo così. Vabbè, poi ci sono tutte le spiegazioni che purtroppo non abbiamo in questo momento tempo di vedere, ma adesso leggiamo stavolta prima il passuk, poi lo analizziamo tutte insieme. Vayu chayei sarà. ויהיו חיי שרה מאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים. ושבע שנים. שני חיי שרה. שני חיי שרה. ובבינתי נוטטו, מאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים. דונקוי, אלתרמיני אני, ונראי פטוטו, a ogni cifra, al 100, al 20, al 7, per indicare cosa? Che ognuna di esse richiede di essere interpretata, pardon, da sola. Vediamo, partiamo dal 100. 100, dunque la vita di Sara fu di 127 anni, e questi furono gli anni di vita di Sara. Allora, all'età di 100, Sara era come se ne avesse 20. A che proposito? Riguardo al peccato. Perché come a 20 anni era senza peccato,
In che senso non era senza peccato? E Rashi spiega perché secondo il Talmud di Masechet Shabbat, a pagina 89b, è scritto che fino all'età di 20 anni non si è responsabile per le proprie azioni. Dunque è come se non avesse il peccato. Così fino ai 100. Sara era priva di peccati. Così era senza peccato, dunque, quando ne aveva 100. E all'età, questo dunque 120, la relazione tra 100 e 20. Adesso 20 lo mette in relazione al 7. All'età di 20 anni era per bellezza come se ne avesse 7. E molto più avanti, dunque tutti gli anni di Sara erano ugualmente buoni. Notate, vi ricordo, che Sara quando è stata rapita prima dal faraone e poi da Abimelech, non aveva 20 anni, né 30, perché subito dopo Abimelech rimane incinta, vengono gli angeli, rimane incinta, addirittura dicevano, ah, tutti questi anni era con Avramino, non è rimasta incinta, dopo che è stata rapita da Abimelech rimane incinta. E chissà che, no, il gossip che esisteva ancora già millenni fa. Ecco perché Yitzhak nasce, come vedremo, nella settimana prossima, il primo Rashi che spiegherà che Yitzhak era identico al padre, proprio fisicamente clonato, perché per azzittire poi anche il fatto che avesse allattato tutti, perché tanti dicevano questa l'ha preso, l'ha adottato, invece, dunque, Baruch Hashem. E andiamo avanti. Sara morì a Kiryat Arba, cioè Hebron, che si trova nel paese di Avram viene a far lutto per Sara e a piangerla. Allora, vediamo, analizziamo questo Kiryat Arba. Kiryat Arba, allora Arba, come sapete, in ebraico numero 4. Dunque, infatti, come dice Rashi, Kiryat Arba è chiamata così in riferimento ai quattro giganti che si trovavano in essa, come riportato nel Bereshit Rabbah. E anche in riferimento alle quattro coppie di sposi che erano sepolti a Hebron nella famosa Marata Machpelah, che poi vedremo. Adam e Chava, Avram e Sara, Yitzhak e Rivka, Yaakov e Lea. E dunque si parla di questo lutto, no? Che Avram viene a fare il lutto per Sara. E se notiamo, il racconto appunto della morte di Sara segue immediatamente l'Akedat Yitzhak, no? Il legamento di Yitzhak. Perché, sappiamo che tutto sempre ha un nesso, quando Sara ricevette l'annuncio che suo figlio è stato legato sull'altare e che era pronto per essere sacrificato da Hashem, poco mancava, sappiamo bene, abbiamo studiato, che lo fosse già stato, l'anima di Sara uscì e morì, secondo perché era Rabbi Eliezer e Midrà. Cioè, allora mi direte, dal dolore o dalla gioia? Entrambi si può dire. Più la gioia che il dolore, ma ovviamente entrambi. Perché la gioia di sapere che suo figlio, figlio che ha tanto aspettato e desiderato, era pronto, poi in realtà è rimasto in vita, ma lei che era pronto a dare la vita per HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, non dimentichiamo che Avram ha posto sulle ali della Shekhinah di Hashem gli uomini, ma sarà le donne. Dunque, quanto Avram Avinu era il primo monoteista uomo, ma c'era una prima monoteista donna che era Sara. E come l'abbiamo visto anche settimana scorsa, cioè l'abbiamo letto ieri, che la Ruach HaKodesh di Sarai meno era superiore a quello di Abraham. Dunque lei a livello di Kedushah, di santità, di spiritualità era a livello altissimo, e il fatto di sapere che questo figlio tanto desiderato all'età di 37 anni, senza porre domande, dà la vita per HaKadosh Baruch Hu, questo era come se diciamo quello per cui lei ha dato tutta la sua vita, cioè il far conoscere Hashem nel mondo insieme a suo marito, è stato poi realizzato al massimo livello dal proprio figlio. Ok,
leggiamo il pasuk, Vatamot sarà Bekiryat Arba, chi Hevron, Be'eretz Knan, Vayavo Avraham li spod le sarà Velivkotta. 3-4 vai Rachel. Avraham si alzò dalla presenza di sua moglie defunta e parlò ai cittadini di Chet dicendo: «Io sono uno straniero, ora divento residente fra voi. Datemi un appezzamento. Ora diventato residente fra voi. Datemi un appezzamento di terreno da destinare a sepolcro presso di voi e seppellirò la mia defunta portandola via dalla mia presenza». I cittadini di Chet risposero ad Avraham dicendogli: «Ascoltaci, oh padrone, tra vai, noi tu mi fermo? Ascoltaci, no, vai fino a 9, ormai sembra. Ascoltaci, oh padrone, tra noi tu sei un rappresentante di Hashem. Seppellisci pure la tua defunta nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno tra noi ti negherà il suo sepolcro perché tu vi possa seppellire la tua defunta». Avraham si alzò e si inchinò alla popolazione del paese, ai cittadini di Chet, e parlò con loro dicendo: «Se è veramente vostro desiderio che io seppellisca la mia defunta levandola dalla mia presenza, ascoltatemi e intercedete per me con Efron, il figlio di Zohar, che mi dia la grotta di Machpelah, delle coppie che lui possiede all'estremità del suo campo. Ma la venda a prezzo pieno, come appezzamento da destinare al sepolcro, proprietà perpetua in mezzo a voi». Grazie Rachel. Allora, torniamo al passo 4, dove dice: «Io sono forestiero e residente». Allora, o forestiero o residente, insomma, o l'uno o l'altro. Allora, come ce lo spiega Rashi? Dice: «Sono forestiero per il semplice fatto che vengo da un altro paese, ma residente perché mi sono stabilito». Cioè, una volta che mi sono stabilito, ormai basta. Questa è la prima spiegazione. Secondo invece il Midrash Haggadah, Avram disse: «Se voi acconsentite a darmi il sepolcro, mi considererò un forestiero e pagherò pieno prezzo. In caso contrario, mi considererò un residente e la prenderò di diritto, perché Akadosh Baruch Hu mi ha detto, se vi ricordate, in Bereshit al capitolo 15, passo 18, alla tua discendenza io darò questa terra, cioè una terra comunque a me promessa». Allora, e ragazzi, o l'uno o l'altro, vedete voi. E così, come ci ha ben detto Rachel, lui chiede la grotta di Machpelah. Perché è chiamata Machpelah? Allora, secondo il trattato del Talmud di Masechet Teruvim 53a, il termine Machpelah è deriva dal verbo kafal, raddoppiare, ok? Perché cosa c'entra questo raddoppiare con Machpelah? Perché era composta da una parte inferiore e una parte superiore, questo secondo il trattato di Rumi. Però abbiamo un'altra interpretazione che dice che era chiamato così perché era doppia, Machpelah doppia, a motivo delle coppie sepolte in essa, dunque coppie due, Avram Sara, Yitzchak Rivka, Yaakov Lea, e dunque e Adam e Chava in primis. Dunque abbiamo Machpelah doppia, o prima interpretazione, parte inferiore, parte superiore, o appunto perché c'erano le quattro. Vediamo questi psukim sul testo, poi René e Francesco. Allora, Gimel 3. Vayakom Avraham me'al pnemeto, vaydaber al ben el b'nechet lemo, ger v'toshav anochi machem, tnu li achuzat kever imchem, ve'ekbera miti milfara. Vayanu v'nechet et Avraham lemo lo, shma'enu adoni, nesi Elohim ata, betochenu, ve'mifchar kvarenu kvoret metecha, ish mimenu et kivro, lo ichle mimecha mikvor beitech. 7 zain. Vayakom Avraham va'ishtachu le'am ha'aretz bivnechem. 8.
וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעון ופיגעו לי באפרון בן סוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר פה, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא אתננה לי, בתוככם לאחוזת קרקע. וי, ונה, אפוי קונקלודי פרנצ'סקה. A motivo dell'interesse dimostrato da Abramo, quel giorno Efron sedeva in una posizione di rilievo in mezzo ai cittadini di Chet. Efron, il Chetita, rispose ad Abramo alla presenza dei cittadini di Chet, che avevano tutti interrotto il lavoro ed erano venuti alla porta della città per rendere onore a Sara, dicendo: no, mio signore, io non accetterò il tuo denaro. Ascoltami, considera come se il campo te l'avessi donato e te avessi donato anche la caverna che è in esso. Te l'ho data alla presenza della gente del mio popolo. Va e seppellisci la tua defunta. Fermati qua un attimo, fermati perché dobbiamo un attimo analizzare il Rashi. Allora, quando dice, allora guardate, allora, prima leggiamolo, 10 e 11. Allora, ואפרון יושב בתוך בני חת, ויען אפרון החתית אברהם באוזניים בני חת, לכל באי שערי לא לאמור, לא אדוני שמעני השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך. תורנת אל 10, סקונדה פרולה. קוראת אל הסקונדה פרולה ב-10. אפרון יושב. כתב מלא או כתב חסר? In modo, nella scrittura piena o mancante, difettiva, diciamo così, cioè piena vuol dire la holam con la vav, difettiva senza la... Mi sembra completa, Yoshev. Yoshev è completa, no? Dice. Non c'è la vav. Nel 10? Vedi che non c'è la vav? Ah, giusto, hai ragione. Vedi, la, ah, sì. Però c'è il puntino sopra, ok, ok, sì, sì, ho capito. Il Cholam è senza la Vav. Adesso tenete la pagina e andate indietro, capitolo 19, Passuk 1, che sarebbe a pagina, adesso lo metto nel, ok, 19, un attimo che mi è sfuggito. Ok, allora, pagina 66, ok? Torniamo a Lot e gli angeli che vengono a distruggere Sdome e Avora. Torniamo indietro, Rasha di ieri. Vayavou shne hamalachim, pagina 66, Sdoma, Baere, velo Yoshev. Vedete anche di nuovo il Yoshev? Yeah. E di nuovo senza la base. No, passuk, scusa. Pagina 66, passuk. Passuk 1. Ok. Ok? Yeah. Yutet, capitolo Yutet. 19, nuovo capitolo, terz'ultima riga, ve'avoshne amalachim sdoma ba'er, velot yoshev. Cosa abbiamo visto velot yoshev nel capitolo appunto 19, passuto? Yoshev stava seduto e lì, però puoi leggere anche yashav, sì, quando non c'è la vav, puoi essere lasciato, sedette, perché in quel giorno gli abitanti di Sdom lo avevano nominato loro giudice, se vi ricordate. Allora, e qui di nuovo Efron, anche lui Yoshev, perché quel giorno avevano eletto Efron come loro magistrato. Dunque Lot nominato giudice su di loro e qui Efron magistrato. Salì a tale elevata posizione, dice Rashi, a motivo dell'importanza di Avram, che aveva bisogno di trattare con lui. Dal fatto che Avram deve trattare con lui, Hashem lo alza di rango, perché chi deve trattare con Avram? Qualcuno che deve essere qualcuno di importante, visto che tratta con Avram Avinu. Dunque, grazie a Avram Avinu, che doveva trattare con Avram Avinu, sale di posizione. Allora, vediamo, notate anche nel passo 10,
Le holba e sharirò a tutti coloro che entravano nella porta della città, no? Erano venuti alla presenza le hol ba'e sharro, che tutti erano venuti alla porta della città. Questo tutti, chi sono questi tutti? Appunto, tutti avevano lasciato, come avevi già accennato René, il loro lavoro per venire a rendere gli estremi onori a Sarajevo. Dunque sarà che, cioè, è un funerale, chiamiamolo quasi di Stato, come si addice a una grande personalità, in questo caso una grande tzaddeke, e dunque partecipano. Tutti vengono, lasciano anche in mezzo al lavoro, lasciano tutto per poter partecipare alla sepoltura di Sara. E ok, siamo a 12. 11 abbiamo letto. No, io ho letto in ebraico. Sì, l'hai letto, no? No, ancora no. Ah no, vabbè, ok, vai. Vai 11. Io mi ricordo. No, mio signore, io non accetterò il tuo denaro. Ascoltami. Considera come se in campo te l'avessi donato e ti avessi donato anche la caverna che è in esso. Te l'ho data alla presenza della gente del mio popolo. Va e seppellisci la tua defunta. Bravissima. Allora vai, concludi Francesca. Da 12 a qui a 16. Avram si inchinò alla presenza della gente del paese e parlò a Efron in maniera tale che la gente del paese sentisse dicendo: se invece fossi tu a dare ascolto a me, io ho pronto e vorrei già averti dato il prezzo del campo. Accettalo da me ora, così che io vi seppellisca la mia defunta. Efron rispose ad Avram dicendogli: ascoltami, o mio signore, cosa può essere tra due persone amiche come me e te un terreno che vale 400 shekel d'argento? Lascia stare la vendita e seppellisci la tua defunta. Avram. E poi fermati qua, Francesca, fantastica, poi vedremo altro che cosa vuoi che sia. No, come quel, ma no, ma figurati, ma no, ma come, ma tra noi, poi gli sparo un prezzo. Ok, leggiamo da 12 a 16. Vaishtahu Vaishtahu Avraham lifnei amaretz, vaidaber elefron beozne amaretz lemor. Ach imata lushmaim, natati kesef hasadeh, kach mimeni vekbaret metisham. Vayan Efron met Avraham lemor lo. אדוני, שמעין, ארץ 400 שקל כסף ביני ובין חמה היא, ואת מתך כבוד. קונקלודו אברהם קומפרזי, כולו כפור ולבדי. פזו פרפרון לקונטיטה די ארג'נטו, דיקוי אבבה פרלטו, על הפרזנצה די צ'טרינית שתיכת. שואה 400 שקל ארג'נטו, מונטה קורנטי טרי מרקטי, אקוולה לה אצ'טו. Allora, prima di, ma no, ma cosa vuoi che sia 400 un terreno che vale, intanto spara il prezzo, no? Un passotto. E monsieur, mica accettato i 400 shekel classici, ma cosa accetta? E qui siamo al Talmud di Baba Mezia 87a, che dice, e anche mi ha riportato che è andato tu mi dici di ascoltarti, dice Rashi, di accettare la caverna senza pagare. Io però non desidero ciò, dice Avram, ma solo, se solo tu mi volessi ascoltare, ti darò molto di più. Infatti, se notate nel Passuk 16, allora adesso aspettate, lo leggiamo così lo notate. Allora riprendo il 16. וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני ברכת 400 שקל כסף עובר לסופר. Allora anche qui vedete che il nome Efron è scritto senza la vav, vedete? Dunque Chaser Efron. Allora guardate l'inizio del passo 16. וישמע אברהם אל עפרון, vedete Efron è scritto con la vav, la colon qui alla vav.
Poi Vaishkol Avram le Efron. Allora, Hashem ascolta Efron, però quando gli pesa i soldi, l'Efron stavolta, una volta che Avram pesa i soldi che deve pagare, è scritto senza la Vav. Ok? Ultima riga di pagina 86, Pasuk 16. Il primo Efron completo con la Vav, secondo Efron invece senza, perché l'Efron quando li sta pagando, ok? E perché quando Avram Avinu li paga, l'Efron è scritto senza la Vav? Perché gli promise molto, ma non fece proprio nulla, anzi, infatti prese da Avram dei sicli pesanti che sono chiamati cantarin, ok? Dunque, che erano dovunque accettati per il valore di un siclo. E adesso vediamo cosa sono questi sicli. Allora, è una moneta che ha il valore di 100.000 sesterzi d'argento, attenzione. Efron fece dunque pagare ad Avram una somma enorme, ben superiore a quella pattuita in precedenza di 400 sicli ordinari. Perché lui dice, ah, cosa vuoi che vale il terreno? 400 sicli, ma 400 sicli ordinari. Di fatto si è fatto pagare, altro che 400 sicli ordinari, si è fatto pagare dei sicli che hanno il valore di 100.000 sesterzi d'argento, ok? Dunque molto di più. Voilà, questo per quanto riguarda il fumato di oggi, ragazzi. Fantastiche. Poi passiamo al Tania. Allora, il Tania abbiamo, allora, ieri ci siamo, allora, ieri c'era Eshet Chai la terra e palà. Questo non lo saltiamo, almeno questa frase. Allora, siamo al capitolo 29, nuovo capitolo che abbiamo incominciato ieri. La donna di valore è la corona del marito. Proverbi 12:4. Ci piace molto a noi donne questo passug dei proverbi. La donna di valore è la corona del marito. E vi dico solo una parte di ieri. Allora, è detto nella Gemara, e nel preciso nella quarta parte di Megillah, a 28b, chi approfitta della corona scompare. E a chi si riferisce? A colui che approfitta di uno che ripete le norme di comportamento, cioè le halachot praticamente, che sono la corona della Torah. Cioè, come è scritto che la donna virtuosa di valore è la corona del marito, così le halachot sono la corona della Torah. E chi approfitta di uno che ripete le halachot, che sono la corona si riferisce a colui che approfitta. E fu insegnato nella scuola di Eliao che a chiunque ripete la halachot è assicurato il mondo a venire. Ecco perché notate, per esempio, nel Noam, adesso io vi mando la Birkat Kohanim di solito, vorrei mandarvi tanto altro, però in realtà ogni giorno c'è il Rav, caso del Tempio di Simanto, ma lo fanno in tanti sinagoghe, che prima di Aleno, il Rav 2-3 minuti, più o meno, dice un halakha ogni giorno. E perché l'importanza di dire un halakha tutti i giorni? Perché appunto c'è scritto che chi a chiunque ripeta le halakhot tutti i giorni è assicurato il mondo a venire. E poi ieri appunto si è posta la domanda come mai la halakha è considerata corona, è chiamata corona, e perché a chi ripete proprio la halakha è assicurato il mondo a venire, non chi fa una tot mitzvah, eccetera. E anche ieri chiedeva che era necessario capire anche quello che i nostri hachamim, alema shalom, riportano nel Masechet Menachot, a 99, per essere precisi, che perfino suo uomo ha ripetuto che un solo capitolo la mattina e uno la sera ha compiuto il suo dovere. E perché non con gli insegnamenti, gli altri insegnamenti della Torah? E poi spiega, dice che la Rizal
è noto, diciamo, dalla Rezan, che, e rientriamo adesso nella Kabbalah, Arizal Kabbalah, che ogni uomo, ogni ebreo, deve subire molte reincarnazioni finché non ha adempiuto a tutti i 613 precetti della Torah, a livello di pensiero, parola e azione. E questo per completare le vesti della propria anima e per togliere appunto a queste vesti qualsiasi difetto, e di modo che appunto non ci sia nessuna veste incompleta. Dunque, a parte le mitzvot che incombe al re di adempiere, perché ci sono mitzvot che sono, che un re è tenuto, io se non sono re non lo posso fare, ovviamente. E non solo, allora, però io non sono re, non lo posso fare, non posso arrivare a 613, cioè no, perché dal momento che il re le adempie, come si dice in italiano, libera dall'obbligo, ecco, tutto a Israel, perché rappresenta lui tutta la comunità. Come il Cohen, quando lui fa, cioè adempie le sue mitzvot di Cohen, sono le sue mitzvot di Cohen, io se non sono Cohen e non faccio queste mitzvot, non è che mi manca dalle mitzvot, è che lui in quanto Cohen, è il suo dovere, non è mio, e facendo il suo dovere poi, appunto, libera l'obbligo di tutta Israel. E dunque, motivo è che deve dare una veste a tutti i 600 aspetti e facoltà della Neshama, di modo che sia completa, non manchi nessun aspetto. E una spiegazione a proposito appunto della necessità, del bisogno di avere tutte queste vesti, è scritta nello Zohar e può essere capita, dice il Balatania, come dice più volte, da ogni persona istruita. Infatti, i tre aspetti dell'anima che tanto conosciamo bene ormai, Baruch Hashem, Nefesh, Ruach e Neshama, perché Chayef e Yefetar sono livelli solo di Yom Kippur, eccetera, eccetera. Dunque, tre livelli, tre che sono gli aspetti dell'anima, tre, Nefesh, Ruach e Neshama, dell'uomo, appartengono alle cose create. E, come spiega Balatani, è impossibile per qualsiasi cosa creata fare il minimo concetto, cioè arrivare al minimo concetto di colui che ha creato, cioè di Hashem, colui che ha creato il tutto, colui che ha dato forma, tutto l'Ein Sof, Baruch Hu. E dunque, anche dopo che Hashem ha raggiunto, ha raggiato della sua luce, no, benedetta, e l'ha emanata nella forma di una progressiva discesa, come abbiamo visto e abbiamo studiato soprattutto anche giovedì sera, per chi poi ha ascoltato, no? Il concetto del Tzimtzum, che poi anche della luce, eccetera. Dunque, attraverso molti livelli, progressiva discesa, un livello dopo l'altro, poderose contrazioni, che ha assunto molte numerose vesti, questi sono tutti concetti, come sappiamo, noti ai saggi della Kabbalah, chiamate l'Idra Rabbà, e riprende secondo quanto è scritto in Daniel, e per essere più precisi, Daniel capitolo 7, passo 9, i capelli della sua testa candidi come lana. E questo riferimento a questi concetti spirituali, non ai capelli fisici ovviamente. Dunque, Nefesh e Ruach Neshama non possono sopportare la luce, poiché, come è scritto in Ecclesiaste stavolta, 11.7, dolce è la luce e piacevole. E come è scritto in Teilim 27.4, godendo della gioia della presenza di Hashem. Noam è gioia, e esprime suavità, gradevolezza, dolcezza. È una delizia, della quale sta parlando, immensa e senza fine. Infatti è scritto in Isaia 58, 14, e poi riporterà 58, 12, allora ti delizierai di Hashem e ti sazierai della siccità, il tzatzachot. Allora, questo tzatzachot ha la stessa radice di tzichetzama, che vuol dire esausto di sete,
e che è un termine che si trova in Isaia, capitolo 5, passo 13, e come poi lo spiega anche lo Zohar, la Kabbalah. Dunque, abbiamo questa anima, queste tre vesti dell'anima, che non possono ricevere questa luce che è troppo forte, diciamo, per un'anima che è comunque finita e limitata rispetto all'infinito di Ein Sof. Dunque non sarebbe in potere dell'anima di percepire appunto la soavità di cui abbiamo parlato e la gradevolezza di queste tzatzachot senza uscire dal proprio involucro e senza che la sua esistenza sia annullata come il lume nella fiamma della torcia, se non digradasse dall'essenza di quella luce stessa e non fosse tratto da essa un lieve chiarore, e che discende, come abbiamo detto, di grado in grado, attraverso molte contrazioni, finché viene creata da una veste, e in questa veste si veste dei tre aspetti, Nefesh, Ruach e Neshama. Dunque, come l'abbiamo visto, e ve l'ho detto più volte, quando abbiamo ricevuto la Torah, Hashem, la voce di Hashem era troppo forte. Cosa succede? Che quando è troppo forte si rivela senza miriade di gradi e di contrazioni, allora la Neshama, Nefesh, Ruach e Neshama non possono cogliere questa santità e si staccano dalla materialità, si staccano dal corpo e dunque la morte. Dunque, grazie a queste vesti, alle vesti, l'animo può avere di sì diletto da un riflesso della luce, dunque non dalla luce nella sua essenza, perché è impossibile, è troppo forte, ma solo il riflesso, di modo che l'esistenza dell'anima non viene annullata. Ecco perché può concepire e, diciamo, assorbire solo una parte del riflesso della luce di Hashem. Questo è come uno che guarda il sole, per esempio, attraverso un vetro, dice, perfetto, brillante. Infatti è scritto in Shemot 24:12, poi riportato, spiegato nello Zohar, che Mosè penetrò nel denso della nube e poi salì, quando è salito, no, al cielo per prendere la Torah. E si vestì della nube e salì e guardò la nube, ok? Dunque c'è questa nube che fa un po' da tramite, no? Che fa da attuisce, se vogliamo dire così. Adesso questa luce, e arriviamo al Tania di oggi, ho detto vi faccio in breve, ma poi era troppo bello e troppo importante e mi sono lasciata andare. Vabbè, concludiamo con Tania di oggi. Dunque, perché è la continuazione di questo concetto. Dunque questa luce di cui abbiamo parlato è nascosta ai grandi tzadikim, ma non in questa vita, come qua riportato nel Talmud di Chagigah e nello Zohar, ma per i tempi a venire. Dunque c'è questa luce nella sua immensità, che è impercepibile, inafferrabile e insopportabile in un certo senso, nel buon senso, dalla Nefesh, Ruach, Neshama, anche dei grandi tzadikim in questo mondo, e però sì, i grandi tzadikim hanno questo riflesso di questa luce, loro sì il riflesso, e questa luce nella sua essenza l'avranno anche, ma nel mondo a venire. E viene chiamata la gioia della presenza di Hashem, le tzatzachot, le delizie con cui ci si diletta di Hashem, e i 400 mondi del desiderio, al-min de kisufin, tutti i concetti dello Zohar, della Kabbalah, dei quali si dilettano i tzadikim, come è scritto in Shemot, al capitolo 23, passo 15, e 400 sicli d'argento, non Shemot, ma Bereshit. E ecco perché anche ci tenevo a fare Tania di oggi, perché è quello che abbiamo appena studiato, no? Allora, ci sono questi 400 sicli d'argento per comprare la Maratha Machpelah, per poter seppellire Sarà, e che sia di diritto, che nessuno abbia da ridire, purtroppo non è servito molto, perché da ridire hanno sempre comunque. Però è nostra di diritto e avrà fino alla pagata, e la pagata, come abbiamo visto, altro che prezzo pieno. Però, come ogni cosa materiale, c'è il suo corrispondente spirituale, e come ce lo spiega secondo la Kabbalah,
questo 400 sicli d'argento, kesef, argento, etimologicamente al nesso con che è nel senso di desiderare, perché c'è kesef che sono i soldi e kassaf è desiderare vivamente una cosa. Dunque, nel senso che i tzaddikim desiderano la deliziarsi nel in Hashem, ok? Dunque ci sono gradi e livelli, tantissimi gradi e livelli, l'uno sopra l'altro, ma il tenue, appunto, torniamo a questo tenue riflesso che scende appunto di grado in grado per creare questa veste che appartiene all'ultimo livello di luce, perché c'è il livello primo, che siamo lontani appunto alla luce, poi c'è l'ultimo livello in senso figurato, è chiamato l'eterga, le achoraim, no? E adesso spiega così: come nell'anima dell'uomo c'è una capacità di godimento, cioè come tutti umani abbiamo questo concetto che è il godere, e si diretta di diverse cose, no? Dalle quali ritrae piacere, come per esempio spiritualmente parlando e intellettualmente parlando in questo caso, e afferrare un nuovo concetto. Allora, quando una persona, per esempio, studia, approfondisce, poi capisce un concetto profondo, spirituale, alto, allora trae godimento, no? L'umano. E c'è questo anche aspetto esteriore, chitzonim, della choraim, e che è della capacità, della proprietà di godere che c'è nell'anima, e proprio di questo dice che ha attinenza con la sua capacità di volere. Perché l'uomo vuole ciò che vuole, cioè non ciò che procura sofferenza, perché ovviamente la sofferenza è l'opposto del piacere. Allora, metaforicamente parlando, ovviamente, succede la stessa cosa nella luce dell'Ein Sof. Allora, come intellettualmente, umanamente, noi godiamo quando afferriamo un certo concetto, eccetera, così metaforicamente, attenzione, avviene della luce dell'Ein Sof, che è così, ovviamente, che è la suprema volontà di Hashem, Baruch Hu, è l'aspetto dell'esteriorità, del supremo diletto, della gioia di Hashem, delle tzatzachot, che fanno parte dei mondi del desiderio, al min de kisufin, che allora, anche se sono uniti a un'unione perfetta, come sappiamo, perché Kadosh Baruch Hu e la sua volontà sono un'unica cosa, dunque non è come la volontà dell'uomo, attenzione, che non si può neanche paragonare minimamente, cioè non c'è nessun confronto tra l'uomo, diciamo paragone della volontà dell'uomo e l'uomo, ma la volontà di Hashem e Hashem è tutto un altro concetto. Tuttavia la Torah, come l'abbiamo visto e l'avevo spiegato anche l'altra sera giovedì, parla la lingua dell'uomo, letteralmente, dice il Talmud nel Masachet Brachot 31b, per accontentare l'orecchio con ciò che può comprendere. Anche Rashi, diverse, tante volte nella Torah, ci spiega, no? Vaichar Hashem, Hashem si arrabbiò, no? No? Afeval sarebbe il naso, no? Come quando uno gli esce il fumo dal naso, ma non è perché Hashem ha un naso, è per le sabere tausen, appunto per accontentare l'orecchio con ciò che può comprendere, cioè usano una terminologia a noi nota, appunto esempi, metafore che si riferiscono all'anima umana, che si compone appunto della capacità di godimento, della volontà, della saggezza, della comprensione, e come risulta appunto evidente ai sensi. Infatti, quando l'uomo concepisce qualche pensiero nuovo, come dicevamo prima, è meraviglioso, in quell'istante nasce in lui un meraviglioso godimento per il suo pensiero. Dunque il godimento sta molto più in alto del pensiero e della saggezza, anche se si riveste nell'aspetto di pensiero e saggezza.
Dunque c'è questo concetto intellettuale, spirituale, profondissimo, che viene afferrato, captato, percepito dalla mente, dal pensiero, dalla saggezza, ma che va al di là del pensiero e della saggezza, perché è quello che si chiama il godimento. Dunque, quando l'uomo ha coscienza del pensiero e della saggezza, cioè afferra, comprende bene, allora ha anche coscienza dell'aspetto di godimento che si veste della saggezza. E conclude, perciò, l'aspetto di Binah, ok? Chochmah, Binah, da. L'aspetto della comprensione, ok? Perché la Binah è lo sviluppo del concetto primo che parte dalla Chochmah. Dunque, l'aspetto della comprensione, che viene chiamato Olam Haba, mondo a venire, nello Zohar. E perché la Binah viene chiamata Olam Haba? Perché è l'aspetto di rivelazione della Chochmah, assieme al godimento che si veste di essa. Dunque i tzadikim afferrano nell'Eden, e comprendendo anche l'aspetto interiore addirittura, primiu della Torah, infatti la Torah deriva dalla Chochmah e la Torah e Akadosh Baruch Hu sono tutto. Questo per oggi. Lo so che era molto profondo e vorrei spiegare, lo so, abbiamo fatto 2 giorni perché ieri è cominciato, allora ho detto vabbè vi do un accenno, però ho detto beh, in realtà è lo stesso Pere, che è tutto un ragionamento che dobbiamo fare e ok, dunque vabbè, poi non vi ho spiegato certi concetti che Blineder, come ho detto, spiegherò man mano ogni giovedì sera, concetti di Kabbalah. Non assaggiamo e fai Rene. Ok, oggi ne abbiamo 19 di Heshvan e si va dal Perek 90 a 96. Abbiamo bellissimi Prakim. Allora, 90-96. Allora, cosa faremo però? Siccome ormai abbiamo fatto, allora, Chumash non era particolarmente lungo, però Tania sì. Allora, vi leggete tranquillamente, mi raccomando, il 90 e 91 e cantiamo insieme il 92. Mismor shir le yom ha-shabbat tov le'odot l'adonai ulezamer le'shimcha elyon le'hagid baboker chasdecha ve'emunatecha balelot ale asor vale nave la lei gayon bechino chi si martani adonai befaulecha e masse yadecha aranim magadlu masecha adonai meodam kuma shevotecha i meodam kuma shevotecha ishbar lo yeda ochsin lo yavin et zot bifroach reshaim ke moese vayatzitzu kol poale aven deisham dama dead ve atamarom le olam adonai kine oivecha Adonai, chi ne oiveja io vedo, paredu col quale aven, vattarem kir emkardi, palotti beshemen ranan vattabet eini, beshurai, bakami malai merim, tishmana osnai, tzaddika tamari, frach keres balbanon isge, shetunim bevet Adonai, bechatzrot eloenu yafrifu, odinu vun besevade sheni verananim iu, leagid ki ashar Adonai, tzuri velo avlatabo, Adonai malach, Geut lavesh, lavesh Adonai, oz itazar, avtichon tevet, baltimot nachon, kisacha meas, meolam atanas unearot. Adonai, nasunearot kolam, isunearot, dochyami kolot, maim rabim, adirim ishbereyam, adir mamarom Adonai, edotecha, nemnu meot, levatchana bakodesh, Adonai, leorech yamim. E poi abbiamo 94, 95, bellissimi anche questi. Allora, 94 lo salto solo per questioni di tempo, mi raccomando, non per altro. Poi voi completate e cantiamo gli ultimi insieme. Il 95, Zanke. Lechone ranena la donai, ria lezzur isheinu, kadma panaveto da, ismirona rialo, yel gadola donai. מלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ, ותועפות הרים לו, אשר לו הים והוא עשהו, יבשת ידיו יצרו,
בואו נשתחווה ונכרע, זריחה לפני אדוני עושינו, כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו וצון ידו, היום אם בקולו תשמעו, התקשו לבבכם כי עם ריבה, כיום עשה במדבר, כשניסון יבותיכם, וחנו לי גם ראו פעולי, 40 שנה עקוד בדור, ואומר המתואל לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשפטתי בעתי עם יבואון, אין מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, סלמוד ונטסי, צדיק פאב. שירו לאדוני ברכו שמו, עשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל עמים נפלאותיו, כי גדול אדוני מולל מאוד, ראו על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, עבו לאדוני משפחות עמים, עבו לאדוני כבוד ועוז, עבו לאדוני כבוד שמו, צאו מנחה ובוא לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חינו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלאך, אף תיקון תבל בלטימות, ידין עמים במישרים, שמחו השמיים ותגל הארץ, יראה מים ומלואו, ילוא שדה וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. פוי קומפלטטי ג'ורנטה רגצה, וי פרנצ'סקה, זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי, ועל כל אוהביי, ועל כל מי שבשם ישראל יחונה, ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר למעלות, נפה עיניי אל הערים, מהאם יבוא עזרי, עזרי מהאם אדוני, עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, יד ימיניך, יומם השמש לא יקטה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. E vai fantastica, e concludiamo con la rabbanit, scuta rabbanita zitkanita che na lai, val col uavai, val col mishabeshem Israele fune, val col uavai vitomte Israele. Shir hamalot li David. Samachti beomrim li bet Adonai melech. Omdot ayu raglein bishareich Yerushalayim. Yerushalayim habenya, keir, shechubra la yachta. Shesham alu shvatim shifteya, עדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה, טוב לך. חזק וברוך! רפואה שלמה ומושלמת לאחים בן דורותיה ולשני אור זמן מנסרה ומתוך כל חולי עמכי ישראל. שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה, אונה ברצ'ו שופורטיסימו תבואי. תודה רבה, אמן. אמן. תודה רבה. צאו טוטה. צאו.